questo 2 aprile è una giornata megafono, megafono in cui noi possiamo parlare delle nostre difficoltà e cercare di coinvolgere la società civile, le istituzioni, verso una conoscenza, una consapevolezza delle nostre difficoltà. Inizia oggi il mese blu nella giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Un intero mese, tante iniziative anche ad Arezzo che hanno come obiettivo quello di diffondere sensibilità ed informazione. Un momento di riconoscimento della diversità e possibilità per le persone autistiche di rendersi conoscibili, diciamo, all'esterno, alla società e quindi di creare presupposti per la loro inclusione. In Italia un bambino su 77 nella fascia d'età compresa tra i 7 e i 9 anni rientra nello spettro autistico. I numeri sono in crescita e noi pensiamo che ci sia anche in ballo una questione di diagnosi, di crescita del numero delle diagnosi, di situazioni che magari in passato restavano sotto traccia. È comunque un'evidenza quella del rinnovarsi di situazioni legate alla disabilità intellettiva e in particolare all'autismo, che è uno spettro, come è noto, quindi ha molte facce e si presenta in maniera sempre diversa. Quindi noi dobbiamo elaborare degli approcci che siano in grado di non lasciare indietro nessuno. Dall'associazione Arezzo Autismo in questa giornata arriva una richiesta forte e chiara alla comunità. A tutti chiedono un maggior coinvolgimento. A livello scolastico è importante che ci sia continuità e specializzazione nel sostegno ai nostri ragazzi. Questo per quanto riguarda la scuola. Per quanto riguarda il tempo libero è importante che la società integri ancora meglio i nostri figli nelle attività che fanno tutti gli altri bambini. Però è importante che nelle società sportive o società di altra natura, musicale o teatrale, ci sia una specializzazione di fondo, qualcuno che conosca la neurodiversità e che quindi li sappia affiancare in maniera mirata, graduale. Ma quando la scuola finisce, l'autistico non si trasforma in una persona come le altre, entra in società nel mare aperto e sparisce, non guarisce, dall'autismo non si guarisce. Quindi vanno dati degli sbocchi lavorativi, cioè gli va data un posto nelle dinamiche lavorative, qualcosa che sia conforme anche alle sue attitudini, perché molti dei nostri associati, ma molti autistici più in generale, hanno delle attitudini spiccatissime per un certo tipo di attività. Quindi un intervento da parte di un'azienda per includerlo in un ambito lavorativo, se fatto cercando di bilanciare le attitudini e le esigenze di entrambi, può risultare utile, efficace e conveniente soprattutto dal punto di vista economico.